un comune di 14.000 abitanti e una cittadina al confine sud del Canavese, poco al di là dell'influenza della Grande Torino e confina con Settimo Torinese, Brandizzo e San Benigno. Volpiano è spesso definita città dell'acqua perché sono sul territorio di Volpiano la maggior parte dei pozzi di acqua potabile della Smarter, l'azienda delle acque metropolitane torinesi. Ma non è soltanto città dell'acqua, è anche città del carburante, perché proprio a Volpiano si trova il più grande deposito dell'ENI di carburanti liquidi e gas della provincia di Torino. Ma Volpiano non è solo un comune industriale. Il centro storico della città, su cui l'amministrazione ha investito moltissimo, è un gioiello tutto piemontese. Il porticato e la passeggiata antistante il municipio, le due chiese tra via Umberto I e piazza Vittorio Emanuele, il centro storico in parte pedonabile è quasi sempre chiuso al traffico durante le fiere del fine settimana. Tutto ciò ha radicalmente cambiato il volto della cittadina, grazie anche all'impegno del sindaco di Volpiano al secondo mandato, Francesco Goia, volpianese ed ex consigliere provinciale. Amministratore capace e circondato da un'efficiente squadra di assessori, si fa notare per il buon governo, l'avanzo di bilancio e il rispetto, pur tra mille fatiche, delle difficili restrizioni alla crescita della spesa corrente imposta dallo Stato, facendo guadagnare a Volpiano la palma di uno dei comuni amministrati in modo migliore, un comune virtuoso. Gioca le tue carte e non fartele strappare.